Salve a tutti, sono il chef Marco Scaglione e vi presento gli gnocchi di patate con farina mamei. Intanto vi presento la patata lessa che mi sono già andata a schiacciare precedentemente e fatta raffreddare. Vi spiego dopo anche il perché. Abbiamo della farina senza glutine mamei, del pepe in grani da macinare e un pizzico di sale. Allora, partiamo con gli ingredienti. Abbiamo 500 g di patate sbollentate, schiacciate, già cotte. Mi sono cotto le patate prima per un semplice motivo, perché la patata va fatta raffreddare per non far assorbire troppa farina all'interno dell'impasto. Quindi vi consiglio sempre che quando andate a fare gli gnocchi, cuocete prima le patate, le fate raffreddare e dopo andate a schiacciarle. Quindi vado a prendere la polpa di patate, mi peso a questo punto 200 g di farina mamei, ok, ottimo, in questo caso vado ad allargarmi l'impasto, un pizzico di sale, una grattugiata di pepe, e poi vado ad aggiungere poco per volta la miscela senza glutine. È un impasto molto semplice e veloce, bastano poche cose per andare a comporre un primo piatto. Poi si presta anche molto bene la miscela per questa preparazione, quindi la miscela mamei è anche disponibile sul panificato, ma è molto versatile anche su gnocchi, pasta fresca e quant'altro. Quindi vedete che faccio assorbire molto velocemente la miscela con dei piccoli tocchi, e la faccio bene tutto all'interno fino a creare una palla unica. Qualche secondo ancora e concludo l'impasto. In questo caso mi tengo da parte 20-30 g di miscela per lo spolvero successivo, in modo che dopo, quando vado a tagliare i piccoli salamini che vado a creare, ho qualcosa per mettere a riposare un po' lo gnocco. Eccomi qua, quasi pronto. Come vedete, la patata ha quasi assorbito tutta la miscela. Non ha nessun problema perché, essendo fredda, si presta ancora meglio per questione di umidità. Se poi trovate delle patate, in questo caso, che sono molto porose, quindi che buttano fuori tanta umidità, un piccolo consiglio che vi posso dare è quello di ripassare magari la patata con la buccia intera, ovviamente, 5-6 minuti in forno a 180 gradi, in modo che si asciuga. A quel punto là si toglie dal forno e si mette a raffreddare fuori. Dopo si sbuccia e si passa il tutto in uno schiacciapatate. Come vedete, la pagnottina sembra una pagnotta di pane, ma è semplicemente un impasto di gnocchi di patate. Separo l'impasto in due, poi faccio dei piccoli salamini, li allungo. Come vedete, anche la miscela in questo caso non la utilizzo perché comunque è già abbastanza asciutto l'impasto. Poi prendo un coltello e vado a creare i piccoli gnocchi. Adesso
che ho creato i miei gnocchi, vado a spolverare in questo caso il banco, li passo sulla farina, ovviamente perché la parte interna potrebbe essere leggermente umida, e poi con l'aiuto di una forchetta andiamo ad abbellire lo gnocco con dei piccoli tocchi. E basta tirare su lo gnocco e con i rebbi della forchetta schiacciare leggermente. Come potete vedere, abbiamo dato una forma diversa dal solito. O se no, lasciare lo gnocco classico in questo modo. Oppure sarebbe anche carino eventualmente farlo passare sulla forchetta, quindi creare un'altra forma molto carina. Oppure ancora sarebbe anche interessante, ora ve la faccio vedere sull'altro filoncino, in questo caso magari dare un taglio diverso allo gnocco. Come vedete è una preparazione velocissima, nel momento in cui le patate sono pronte, tirare giù lo gnocco è semplicissimo. In questo caso con un taglio trasversale vado a creare dei piccoli gnocchettini di forma diversa. E gli gnocchi sono pronti. A posto, quindi 1, 2 e 3. Bene, abbiamo gli gnocchi pronti, quindi ora andiamo a creare la base della salsa, che è una crema di radicchio con salmone scottato in padella e porro croccante. Partiamo dalla crema di radicchio. Allora, intanto faccio un bel fondo che mi va a insaporire il radicchio. E utilizzo ovviamente anche il porro, che è un ottimo ingrediente per andare a insaporire la base, e me ne lascio la metà e la metto in acqua, capirete dopo il perché. Poi lo tagliuzzo velocemente, quindi una piccola julienne a mezzaluna che vado a mettere nella mia padella. Poi olio. Poco olio, anche perché abbiamo già l'acqua del radicchio che poi butterà fuori in cottura. Una piccola base d'aglio. Diamo fuoco e facciamo rosolare velocemente. Nel frattempo mi vado a tagliare a cubetti il salmone, in questo caso ho già spinato e ho già lavato, divido a metà, tolgo la pelle, mi faccio dei piccoli cubettini che andrò a utilizzare poi nella salsa. Quindi cottura è veloce, anche perché si dà la possibilità all'ingrediente di non perdere né di sapore né di proprietà. Quindi vorrei introdurre anche la nostra nutrizionista Stefania. Stefania, in questo piatto ho utilizzato il radicchio rosso. Sì, il radicchio è un ottimo ortaggio, tipico anche questo della nostra terra, perché sì, il radicchio di Chioggia ormai è conosciutissimo. Il sapore, il colore rosso è dovuto ai polifenoli presenti, quindi sì, sostanze antiossidanti, antinvecchiamento, e ormai anche studi recenti dimostrano che ha proprietà nelle persone sane, ovviamente, certo, preventive per quanto riguarda i tumori. Ho accennato al fatto delle cotture non aggressive perché mi danno la possibilità di mantenere all'interno il più possibile le proprietà della verdura, certo, e in questo caso anche del salmone. Certo.
Altro alimento ormai diventato farmaco per la presenza degli omega 3, quindi degli acidi grassi insaturi, che fanno tanto bene al nostro apparato cardiocircolatorio. Ok, allora a questo punto ho messo il radicchio a cuocere, fiamma vivace, quindi do la possibilità al radicchio di tirare fuori tutti i suoi liquidi all'interno. Qualche minuto dalla cottura vado ad aggiungere un pizzico di sale e una grattugiatina di pepe, poi frullerò il tutto. Ovviamente, se necessario, aggiungiamo anche un po' d'acqua di cottura che io ho già pronta e vado anche a salare. Bene, abbiamo l'acqua salata, quindi per portare a una leggera cottura croccante vado ad aggiungere un po' d'acqua di cottura. È ovvio che la cottura breve mi dà anche un colore molto più intenso alla verdura, quindi non vado a stressare il colore, non vado a perdere la brillantezza che mi dà il radicchio. Faccio vedere che a questo punto qua blocco il tutto e vado a passarlo al mixer. C'ho questo piccolo mixer che mi aiuterà, verso tutto all'interno. E poi la crema dei radicchi è già pronta, che andiamo a utilizzare successivamente. Allora, nel frattempo do una piccola scottata al salmone. Anche il salmone, anche la carne del salmone, mi raccomando, poco olio, perché già è grasso di suo, vero? Certo, Stefania? Sì, è un pesce ricco di grassi, anche se buoni, quindi l'olio con moderazione. Olio con moderazione, quindi un cucchiaio a malapena d'olio. Togliamo il radicchio e mentre che si riscalda l'olio, da questa parte qua mi vado a fare una piccola julienne con le foglie del porro che poi vado a mettere in acqua. Molto sottili, mi serviranno soprattutto uno per la decorazione, ma due per dare quel pizzico in più al piatto. Quindi staccate bene le foglioline e rimettete tutto in acqua. Ok, abbiamo l'olio pronto, quindi sentite friggere l'olio qualche secondo e andiamo a sfumare con un pochino di vino. Ottimo. Ok, goccio di vino. Un pizzico di sale, una grattugiatina di pepe, pochissimo, e portiamo a cottura il salmone. Direi che siamo pronti anche per andare a buttare gli gnocchi. Ottimo. Ora, gli gnocchi saranno pronti quando vengano a galla. Ovviamente abbiamo una patata già cotta che è stata amalgamata con della miscela senza glutine e mamei, che andremo a condire successivamente nella padella con il salmone. Un gocciolino d'acqua sempre di cottura ci aiuta anche a legare il salmone. Poi mi vado a mettere la crema di radicchio in una piccola boule di vetro.
tutto. Risistemato di sale, la crema di radicchio, vedete il colore anche vivo che ha. Vado a scolare gli gnocchi che sono venuti su. Prima di vedere il piatto finito e di assaggiarlo, certo, non vedo l'ora, direi che questo è un ottimo piatto unico per il pranzo, perché è piuttosto ricco di calorie, ma effettivamente c'è tutto, perché la patata è l'amido, quindi il carboidrato, c'è la proteina nobile, direi, con il salmone e gli acidi grassi buoni, ci sono ortaggi che sono considerati farmaci, come il radicchio di cui abbiamo parlato prima, il porro e anche l'aglio, e quindi direi che ottimo piatto unico. Grazie. Ok, ho messo una spolverata di prezzemolo per andare a insaporire lo gnocco. Anche qui pochi istanti, lo gnocco è pronto, gli facciamo prendere l'odore del salmone e poi andiamo a preparare lo gnocco. Quindi una base di radicchio. Okay. Come vedete lo gnocco è rimasto bello integro. E poi, per concludere, come vi dicevo, il porro croccante a crudo. Poco, perché sennò distruggerebbe l'odore, tutti i sapori che abbiamo creato all'interno. Come avete visto, ho cercato di separare il più possibile tutti i gusti che abbiamo all'interno. Quindi la crema di radicchio separata, abbiamo lo gnocco ripassato leggermente nel salmone e il salmone cotto separatamente. Quindi uniamo anche le tre cotture. Insieme di prezzemolo e tanto è pronto per assaggiare. Così almeno spezziamo anche la fame, Stefania. Direi, direi che facciamo bene la salute. C'è. Complimenti.